Buongiorno a tutti. Oggi siamo in collegamento con tre dirigenti scolastici. Paolo Fasce, che è dirigente dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Vincenzo Caico, che è dirigente presso un istituto, anzi presso un liceo di Monfalcone nel Friuli Venezia Giulia, e Emanuele Contu, che è dirigente di un istituto professionale a Rho, il Puecher Olivetti. Con loro vogliamo parlare oggi di un tema che è molto attuale. Tra l'altro, adesso ci si sta preparando anche per l'esame di Stato finale, quindi nell'esame di Stato c'è anche questo pezzo. Parliamo dell'alternanza scuola-lavoro, o meglio, come adesso è più corretto dire, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Diciamo subito che non vogliamo entrare nel merito di una vicenda che purtroppo in questi giorni ha un po' traumatizzato il nostro sistema scolastico, cioè la vicenda del ragazzo di Udine che purtroppo è deceduto mentre faceva uno stage. Non vogliamo farlo per due motivi. Innanzitutto perché è una vicenda su cui in questo momento c'è un'indagine in corso, quindi non ci sembra corretto intervenire su questo, ma poi soprattutto dobbiamo ricordare che la vicenda del ragazzo di Udine è legata non ai percorsi di competenze trasversali e di orientamento e non è legata all'alternanza scuola-lavoro, ma è legata ad uno stage che questo ragazzo stava svolgendo presso un'azienda. Questo ragazzo infatti frequentava non un percorso tecnico, liceale o professionale, ma frequentava un centro di formazione professionale, dove c'è tutta un'altra, come dire, un'altra struttura, un'altra normativa. Quindi non mescoliamo le carte, fermiamoci a parlare appunto di quello che abbiamo detto. Allora, ecco, allora io inizierei subito con questa domanda. Ma a vostro parere, sulla base anche dell'esperienza che state facendo e che avete fatto, ma i percorsi di alternanza scuola-lavoro o di competenze trasversali, come le vogliamo chiamare, sono indispensabili, utili o superflui? Ecco, iniziamo con Paolo Fasce, che è preside, appunto, abbiamo detto, di un istituto tecnico, di un nautico. Cosa ne pensi, Paolo? Beh, naturalmente sono indispensabili, lo sono per diversi ordini di motivi. Quindi il primo motivo, che mi sembra abbastanza generale, anche se è misconosciuto, è quello motivazionale, e cioè i ragazzi vanno nel mondo del lavoro, entrano negli uffici, scoprono gli uffici, non solo uffici in senso ampio, no? Perché quando noi facciamo gli imbarchi, cioè, ci sono segmenti della mia scuola che insomma, la gente si imbarca, quindi è abbastanza chiaro cosa vanno a fare. Ecco, quindi il ritorno è: ah, cavolo, ma questo è il mio futuro, che bello, mi piace. In effetti mi sono iscritto a questo indirizzo per fare questa roba qui mi piace. Allora, quando torno a scuola, ho una motivazione all'impegno, allo studio maggiore, e questo è un elemento. E il secondo è abbastanza semplice e banale, cioè vuol dire traghettare, uso una metafora anche questa, no? Traghettare la psicologia della persona dall'adolescenza ancora un po' scemina che tutti abbiamo passato frequentando la scuola a quella adultità che ci mette in relazione con il mondo del lavoro. Quindi, insomma, la connessione è troppo indispensabile per perderla, ecco. Contu, tu cosa ne dici? Indispensabile, utile o superflua? Vabbè, probabilmente superflua no, visto che tu sei preside di un professionale, ma cosa ne dici? Ma anch'io non posso che essere d'accordo con quanto diceva anche Paolo Fasce, cioè dal mio punto di vista è assolutamente indispensabile. Sottolineo proprio il mio punto di vista, cioè il punto di vista comunque del dirigente di un istituto professionale, quindi di un istituto nel quale la vocazione all'accompagnamento nel mondo del lavoro è una vocazione fondamentale. E con quelle dimensioni di cui parlava molto bene poc'anzi anche Paolo, cioè l'accompagnamento del mondo del lavoro non è tanto o soltanto il
metterti alla prova nel lavorare, che comunque è una parte secondo me rilevante, importante dell'esperienza, ma è proprio un permetterti di verificare sul campo, no? Quali siano le tue inclinazioni, che cosa ti serva concretamente, operativamente, in termini di competenze per seguire quel tuo obiettivo e rafforzare anche la tua motivazione, appunto, no? Nel perseguire l'obiettivo che ti sei dato. Noi spesso lavoriamo con ragazzi che, prima di tutto per la fascia d'età, ma poi anche per i propri percorsi biografici, vivono un forte disorientamento personale. Allora, anche la scelta, quando a suo tempo è stata fatta questa operazione di cambiare il nome e di mettere dentro il tema dell'orientamento, è tutt'altro che secondario, no? Orientamento qui non vuol dire soltanto darti delle informazioni operative per capire in che direzione andare poi nel mondo del lavoro, anche, ma vuol dire anche darti degli strumenti esperienziali per recuperare, no, un po' la bussola, iniziare a capire effettivamente in che direzione voglio muovermi, in che modo voglio prendere in mano la mia vita. E le esperienze che i nostri studenti fanno sul campo, la mia è una scuola in cui si inizia il PCTO già dalla seconda, perché ai professionali c'è la possibilità di fare questa cosa, è proprio un'esperienza che poi ci restituisce i ragazzi spesso con quel salto di qualità, di gradino, di consapevolezza che toccano poi con mano gli insegnanti in classe, in termini di comportamento, di impegno, di attenzione, di motivazione. Vincenzo Caico, tu sei preside dirigente di un percorso liceale, ci sono quattro indirizzi nella tua scuola, ma scusa, ma l'alternanza, i percorsi per le competenze, che cosa ci azzeccano con i licei? Poco, quindi forse per te questa è una cosa poco utile o sbaglio? No, io sono uno strenuo difensore dei PCTO ex alternanza scuola-lavoro anche nei licei. Invece sono fortemente convinto dell'utilità dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento anche nei licei e ho apprezzato molto questo anche cambiamento nel nome, insomma, da alternanza scuola-lavoro a percorsi appunto per sviluppare quelle che possono essere delle competenze utili in ogni ambito per i ragazzi. E soprattutto appunto per l'orientamento. Nella mia scuola, insomma, anche se negli ultimi 2 anni ovviamente abbiamo avuto le difficoltà del caso per colpa appunto della pandemia, fare PCTO vuol dire soprattutto stabilire delle relazioni con università, centri di ricerca, centri culturali e anche aziende ovviamente, e lavorare soprattutto sull'orientamento verso gli studi terziari da parte dei nostri studenti, perché ovviamente chi intraprende un percorso liceale poi si pensa, insomma, si auspica che continui i suoi studi anche all'università, negli ITS, insomma, abbia un proseguo, insomma. Voi sapete che una delle critiche più pesanti che viene rivolta ai percorsi di alternanza è che va bene, ma in questo modo, in sostanza, la scuola offre manodopera gratuita alle aziende. Che cosa rispondete a questa accusa, a questa osservazione? Emanuele, cominciamo con te. Beh, che bisognerebbe sapere cosa succede dentro le aziende quando si fa in maniera appropriata uno di questi tipi di esperienze. In realtà, in moltissimi casi, l'azienda che si porta in casa uno studente in stage si porta in casa qualcuno di cui l'azienda deve occuparsi, più che qualcuno che l'azienda può utilizzare, soprattutto nelle prime esperienze. È evidente che c'è una bella differenza in termini di possibili competenze da mettere in campo tra uno studente di un quinto anno e uno studente di un secondo anno, no? I nostri ragazzini del secondo anno, quando vanno in azienda la prima volta per 2 settimane ad assaggiare questo mondo, sono degli agnellini sperduti che devono essere accuditi, accarezzati e pettinati quotidianamente da chi in azienda li segue. E teniamo presente che il grosso delle aziende con cui
interagiamo non sono grandi realtà multinazionali con migliaia di dipendenti, ma sono le classiche PMI italiane o addirittura molto spesso le piccole aziende a conduzione familiare, la piccola officina meccanica, le autoriparazioni e così via. Cioè, realtà nelle quali la gestione di una persona in più vuol dire distrarre forza lavoro, attenzione e impegno su una base di forza lavoro che magari sono tre persone, quattro persone. Quando facevo l'ispettore in una vita precedente, in un istituto per geometri nel Bresciano, nei giorni in cui ero lì a fare una valutazione esterna, sono rientrati a scuola dall'alternanza due ragazzi richiamati a scuola perché avevano segnalato che gli facevano riempire le buche, letteralmente, no? Erano geometri che dovevano andare in cantiere a imparare cosa fa un geometra, gli hanno dato la pala in mano e gli facevano riempire le buche. Al secondo giorno sono andati a prenderli, se li sono portati via, lì non hanno mai più mandato nessuno. È ovvio che queste situazioni esistono. Io ho 800 studenti in alternanza ogni anno. È chiaro che su 800 esperienze qualcuna che non riesce con la dovuta efficacia c'è e si va a intervenire e si segue. Paolo, tu che cosa ne dici? C'è sfruttamento degli studenti nelle aziende, secondo te? Allora, io penso che ogni tanto ci sono delle obiezioni che è facile enunciare, no? E quindi diventano dei meme, no? Lo sfruttamento degli studenti. Benissimo, lo sfruttamento degli studenti è sintetico, comunicativo, evocativo, cioè quindi, come dire, impressiona l'interlocutore. Ma io sposo quanto ha raccontato Emanuele. C'è comunque una struttura da parte della scuola che monitora quello che è successo e che valuta se quel percorso è adatto, utile o se è sfruttamento. Se è sfruttamento, uno lo prende e lo porta via. Non è che può succedere, perché, come dire, il mondo è vario ed è vario anche il mondo del lavoro. Quindi ci posso, poi chiaramente ci sono accordi, illustrazioni, spiegazioni, insomma, cioè, i referenti dell'alternanza non dormono, non è che stanno lì e chiamano numeri di telefono presi a caso dall'elenco. Certo. Senti Vincenzo, invece a te chiederei questo, ma adesso ci stiamo già avviando verso l'esame di Stato, insomma, a gennaio, fine gennaio, si incomincia a parlare seriamente di esame di Stato nelle scuole. Nella tua scuola, sulla base della tua esperienza, tu che cosa hai visto? Cioè all'esame di Stato effettivamente gli studenti hanno parlato delle loro esperienze, lo hanno fatto con piacere, con interesse, o lo hanno visto un po' come un adempimento, un atto dovuto? Vabbè, facciamo anche questo, così come chi fa il percorso liceale classico deve prepararsi su Erodoto e su Tacito, dice vabbè, prepariamoci anche sull'alternanza. Oppure tu hai visto anche un certo piacere, un certo interesse? Guarda, io ho seguito, diciamo a distanza, lo svolgimento degli esami nella mia scuola e poi sono stato presidente di commissione in un liceo classico e in un istituto tecnico agrario negli ultimi 2 anni, quindi ho una visione abbastanza ampia. E bisogna dire che nei ragazzi traspare in maniera molto evidente se quell'esperienza è stata per loro arricchente oppure no. Dall'entusiasmo, dal modo, dalla cura con cui preparano quei 10 minuti riservati all'esposizione di un'esperienza di PCTO dell'ultimo anno. Per cui, secondo me, tutto sta nella cura con cui vengono progettate queste esperienze, nella quantità e nella qualità delle competenze che sono in grado di mobilitare negli Una studenti. questione centrale che è venuta fuori in questi anni riguarda l'autonomia delle scuole. C'è chi dice va bene l'alternanza, ma le scuole devono essere più autonome anche dal punto di vista del numero di ore di alternanza o di percorsi per le competenze, come li chiamiamo. Voi che cosa ne pensate? Cioè, è giusto che ci sia uno standard nazionale o pensate che sarebbe meglio affidare la definizione degli orari alle singole istituzioni scolastiche? Qual è la vostra opinione? Paolo?
Ma io penso che è stato un bene accendere i motori mettendo un obbligo orario, perché la costituzione, la costruzione all'interno delle singole scuole delle professionalità necessarie per sviluppare questo genere di attività, se non ci fosse stata una obbligatorietà, come dire, si sarebbe acceso solo dove era già acceso sostanzialmente, quindi avremmo avuto un flop. Adesso, ragionare su elasticità non mi sembra scandaloso, però io comunque fisserei cioè uno standard nazionale con un più o meno 20%. Ecco. Grazie Paolo. Emanuele, senti, tu a proposito del tema della flessibilità e dell'autonomia delle scuole, cosa pensi? Ma allora, una precondizione per l'autonomia delle scuole è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, cosa che in molti ambiti manca e invece per fortuna sui PCTO è stato definito, no? Quindi dei limiti minimi sono stati stabiliti, ci si può muovere sopra quei limiti, per i professionali il limite è 210 ore nel triennio, nella mia scuola ne facciamo 400 in 4 anni. Ciò che manca, secondo me, per completare il quadro è poi una coerente destinazione delle risorse. Non è corretto, a mio avviso, che a una scuola vengano assegnate le stesse risorse quando stabilisce in maniera coerente con il suo TOF di fare 400 ore di alternanza invece che 210, perché l'impegno organizzativo e gestionale che viene richiesto da questo tipo di scelta, da iniziare in seconda e così via, ha delle conseguenze. Infatti io regolarmente, per tenere in piedi questi percorsi e riconoscere ai docenti che li gestiscono quanto è dovuto riconoscerli, vado a pescare da ogni possibile ulteriore fonte di finanziamento. Certo. L'ultima domanda. Allora, a quanto abbiamo sentito, per voi l'alternanza, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono una cosa da perseguire, su cui lavorare, ma sicuramente penso che ognuno di voi sia ben consapevole che si può migliorare. Allora, se voi aveste la responsabilità, il potere di cambiare qualcosa nell'attuale sistema di alternanza, che cosa cambiereste? Ecco, ditemi una cosa ciascuno, altrimenti facciamo un programma elettorale che, come sapete, poi lascia il tempo che trova. Quindi, Paolo Fasce, tu la prima cosa, quella più importante che cambieresti, se c'è una cosa che cambieresti, qual è? Rubo l'idea a Emanuele Contu, cioè un maggiore riconoscimento stipendiale, anche come dire, possibilmente scorporato da contrattazioni che poi, come dire, costringono a suddividere una torta che è finita. Cioè, stabiliamo finalmente, adesso esagero, diciamo, alcuni percorsi di carriera degli insegnanti e a seguito di chi si occupa di questo abbia nel suo stipendio e senza dover, come dire, contrattare con nessuno le integrazioni del caso, in modo tale da avere un ecosistema nel quale la professionalità di ciascuno possa trovare, come dire, dei segmenti di realizzazione anche personale e un conseguente, come dire, credito sociale maggiormente riconosciuto e diffuso. Paolo Fascia ha reindossato i suoi vecchi panni di sindacalista quando faceva il docente precario, quindi la sua è una proposta che ha anche un versante sindacale. Emanuele, tu quale proposta avresti per migliorare l'alternanza? Quella che mi ha rubato Paolo. No, La seconda? nel senso, no, no, in realtà era proprio quella che ho in mente, che secondo me in questo momento ci farebbe fare un salto di qualità Un salto. importante. Ci vuole una competenza professionale
molto specifica, molto ben strutturata, che deve essere sostenuta, deve essere accompagnata e deve essere riconosciuta dal punto di vista della posizione contrattuale e retributiva. E questo è uno dei temi nella scuola, perché è il tema comunque, no, delle carriere e del middle management, che non può essere volontaristico o esclusivamente oggetto, appunto, sottoposto a contrattazione, ma deve essere strutturale. Vincenzo Caico, tu cosa ne dici? Sì, io sono, mi vengono in mente tre idee che non riguardano specificamente l'alternanza scuola-lavoro e PCTO, ma quello che ruota attorno. Innanzitutto sono d'accordo con i miei colleghi per quanto riguarda la possibilità per gli insegnanti di fare carriera al di là, insomma, degli anni di servizio, quindi l'istituzione della figura di dell'insegnante senior, che può diventare tale anche per meriti che riguardano la progettazione nell'ambito dei PCTO. La formazione degli insegnanti, perché spesso gli insegnanti fanno formazione sulla didattica quotidiana e meno sulla pianificazione e la progettazione di percorsi a lunga scadenza e sulla progettazione anche del curriculum. E poi la terza idea che mi viene in mente è che tutte le scuole dovrebbero avere un loro comitato scientifico per quanto riguarda i licei e un comitato tecnico-scientifico per quanto riguarda i tecnici e i professionali, che le obblighi quasi ad aprirsi alle realtà del territorio, sia a livello di centri di ricerca, università, aziende, associazioni e quant'altro. Ripeto, per me la scuola che non sa interagire con il proprio territorio è una scuola che implode. Ormai nel XXI secolo la scuola deve essere pienamente al centro di un sistema sociale molto più ampio e molto più variegato, insomma. Bene, ringraziamo Paolo Fasce, Emanuele Contu e Vincenzo Caico per questa bella chiacchierata. Mi pare che abbiamo messo a fuoco alcuni problemi, abbiamo un po' esaminato la situazione esistente, abbiamo concluso anche con una piccola proposta per modificare l'assetto anche attuale dei percorsi dell'alternanza. E quindi, insomma, mi pare che abbiamo detto un po' tutto. Ovviamente ringraziamo i tre dirigenti che si sono prestati a questa chiacchierata, ringraziamo tutti voi che ci avete seguiti.